per questi esercizi sia entro un anno e ovviamente le associazioni si struttureranno in modo da poter ricevere tutte queste donazioni, esattamente come l'hanno fatto in Francia. Se lo hanno fatto loro non penso che noi siamo da meno. Grazie. Grazie a lei, non ho altri iscritti a parlare. Parere contrario del relatore, del governo e della quinta commissione, la votazione è aperta. Sul 3.68 Nicchi. Chi non riesce a votare? Pastorino ha votato, altri? Caso. Bene, Tancredi ha votato, altri? La votazione è chiusa. Presenti 427, votanti 416, astenuti 11, maggioranza 209, favorevoli 104, contrari 312, la Camera respinge, il 3.7 Nicchi è stato ritirato, quindi siamo al 3.69 Mantero. Onorevole Silvia Giordano, prego. Grazie Presidente per dichiarare il voto favorevole. A titolo personale, onorevole Mantero. Allora, questo emendamento lo riteniamo piuttosto importante, ha lo scopo di rendere trasparente e pubblico il processo della cessione. Diamo la possibilità ai comuni di utilizzare i loro siti anche in forma associata per pubblicizzare quelle che sono sia le aziende del settore alimentare, sia le che donano le eccedenze alimentari, sia le associazioni che lo ricevono. Questo per rendere più trasparente il processo di donazione, per stimolare il principio della rotazione e anche per permettere proprio all'ente donatore e l'ente ricevente di entrare più facilmente in contatto. Quindi riteniamo che sia utile.